dell'ambiente. Colleghi, colleghi, abbassate quel cartello. Chiedo ai commessi di intervenire immediatamente. Rimuovete quel cartello, per favore, lo chiedo ai commessi. Collega Micillo, la richiamo all'ordine. Colleghi, colleghi, colleghi. Collega Di Stefano è richiamato all'ordine la prima volta. Colleghi, permettete, colleghi, Bugnerotto, un cartello in aula e subito il presidente di turno Di Maio ha invitato i commessi a togliere questo cartello dal punto dal Movimento 5 Stelle. La casa non si tocca, è quello che abbiamo potuto leggere su questi cartelli. Adesso in questo momento stanno anche intonando un coretto. Dopo essere stati fermati dai commessi che hanno tolto il cartello di mano ai deputati del Movimento 5 Stelle. Per un attimo il question time è sospeso, il presidente Di Maio si è alzato dal banco della presidenza e sta valutando appunto la situazione in questo momento di polemica da parte dei deputati. Un momento particolare quello di adesso, proprio vediamo appunto il presidente di turno che sta cercando di capire cosa fare, se andare avanti con il question time, se continuare oppure sospenderlo. In questo momento si sono alzati anche dai banchi dell'emiciclo i vari rappresentanti del Movimento 5 Stelle, gli stessi che hanno rivolto i cartelli in aula e che hanno appunto intonato un motivetto, quello che avete sentito. Quindi adesso siamo in attesa di capire, aspettiamo anche noi di sapere come procederà questa seduta, ma quello che c'è stato fino adesso sono state appunto, si sono svolte fino adesso 5 interrogazioni. La prima, quella rivolta dal Partito Democratico e che, per la quale ha risposto la Ministra della Semplificazione della Pubblica Amministrazione Madia, che ha detto verranno bloccate nella legge di stabilità 2016. Nella prossima legge di stabilità verranno bloccate le assunzioni a livello regionale quando termineranno il ricollocamento del personale delle province in esubero.